Ma ricordiamoci che gli altri pensano di avere una verità assoluta e di dovertela imporre, e se tu non sei capace di capire la loro verità, qualsiasi mezzo per salvare la tua anima viene fatto. Ricordiamo sempre che questo, che Ratzinger, quando è stato incoronato, ha detto che lui è un umile servitore nella vigna del Signore, il che vuol dire che prepara i grappoli perché possono essere calpestati e perché il suo Signore li possa spremere. Perché i tralci vanno messi nel fuoco, ricordatevi i tralci del fuoco. Cioè, e lui, voglio ricordare che siamo in occasione del 1° maggio, che il buon Signore della vigna, di fronte agli operai che chiedono delle paghe differenziate in base al lavoro svolto, disse: io faccio il cavolo che voglio e vi do tutti quanti la stessa paga, sia che lavorate sia che non lavorate. E questo è un principio di giustizia. Perché non vi do neanche la paga se voglio, sì. Attenzione. D'altronde, Bo Ratzinger ha detto: io sono un umile servitore della vigna del Signore. Non ha detto mi paga bene o mi paga male, anzi ha detto sono un elemento abbastanza scarto, so che il buon Signore è capace di utilizzare anche elementi scarti per realizzare il suo scopo. E logicamente, se lui si reputa che il vicario di Cristo su questa terra si reputa scarto, cosa sono gli altri? Cioè, gli altri sono concime. Cioè, altri sono cose che possono essere cancellate, sono cose insignificanti. Ma attenzione, perché c'è una dicitura, bisogna sempre capirlo, il modo di dire dei cristiani. Sì, come lo leggete le encicliche, specialmente le più vecchie, no? Queste cominciano: io servo dei servi di Dio, no? O noi servi dei servi di Dio. Il termine servo dei servi è un termine che sta a esaltare la persona. Cioè, io sono il padrone di tutti voi, perché io sono il servo dei servi di Dio, voi non siete niente. Cioè, state attenti all'uso dei termini. Io un po' alla volta sto scoprendo, perché io non ho un'educazione cattolica, no? Cioè, io non sono entrato nei meccanismi, però un po' alla volta li sto scoprendo, questo uso dei termini. Quindi quando uno vi dice sono un umile servo di Dio, in realtà vi sta dicendo che è il vostro padrone, che voi dovete mettervi in ginocchio davanti a lui. Cioè, il linguaggio va compreso nell'insieme in cui il linguaggio si esprime. Cioè, io quando dico mi servo di qualcosa, in fabbrica sono l'operaio, ho un'esatta collocazione all'interno della fabbrica, temporale, spaziale. Cioè, sono là e faccio il lavoro di operaio. Quando sono in fabbrica sono operaio. Sono operaio. Per cui ho un'esatta collocazione. Ma quando uno vi dice sono il servo del Dio, che è Dio padrone di tutti, ricordate che mi sono il servo del Dio padrone. Cioè, rappresento davanti a voi il Dio padrone di cui io sono il servo. Per cui io sono il vostro Dio padrone. Cioè, questa è la logica del discorso. Comunque dopo magari vi accenderò qualcos'altro, però ho visto che Francesco ha un articolo sotto mano. No, c'è il discorso che qualcuno giustamente si fa coraggio e tira appunto fuori le cose che, come appunto questo, il giornale inglese l'hanno ricordato, le protezioni dei dati ai vari preti e pedofili. Il discorso appunto che quando si parla di dialogo interreligioso, soprattutto è la loro speranza di poter convincere gli altri che sono una verità che si deve adeguare alla verità assoluta. Cosa è significativo? Ricordiamo sempre le battaglie fatte giustamente da buon inquisitore, da tutti quanti i papi e da Ratzinger in particolare. Dicevamo che accusò addirittura le altre religioni di essere il regno dell'inferno. Ma io vi voglio dare un piccolo particolare di come si sono capaci i cattolici di piegare qualsiasi cosa alla loro necessità. Esiste un autore che per me non rappresenta niente, che è Anthony De Melo, che è un autore che è stato un gesuita di Bombay, di conseguenza degno compare anche della Madre Teresa di Calcutta, che ben ci ha pensato a conciare bene l'India. Bene, questo Anthony De Melo, gesuita, considerato profeta della New Age, in realtà non è vero, e viene pubblicato in Italia da una casa editrice che si chiama PM, di area cattolica. Quando ci furono delle polemiche con la New Age da parte anche di Ratzinger, la PM non smise di pubblicare i libri, anche perché sapevano che erano sempre un amo, perché dice, in fondo li pubblichiamo noi. Inserì una piccola frase che dice: le posizioni di Anthony De Melo sono incompatibili con la fede cattolica e possono provocare gravi danni. Cioè, rendetevi conto, io quando qualcuno dice che un libro può provocare gravi danni, dico, provoca gravi danni se sono le persone che non hanno la capacità di leggere, di comprenderlo, di capire cosa significa. La Bibbia, certo, provoca grandi danni, ma noi sappiamo che è una menzogna, che è un inganno, che è una falsificazione. Ma già il fatto che una casa editrice dica che la lettura di un certo libro può provocare gravi danni,
non è l'anticamera dell'Inquisizione, dell'imprimatur che si metteva sui libri, sul fatto che si possa stabilire cosa le persone devono leggere. Cioè, pensare di dire guarda che nuoce gravemente alla salute un libro non ha mai fatto danno alla salute delle persone. Se le persone però sono abituate a essere accettare le cose come verità assoluta, come vorrebbe qualcuno, certo può provocare gravi danni, perché se io penso che esista la verità e che un libro mi dica la verità e che io mi devo adeguare a qualche verità che io non conosco, di fronte a qualsiasi libro è un pericolo. Ma questo succede soltanto nei monoteisti che hanno un Dio che presumono abbia creato il mondo, hanno un profeta criminale come Gesù Cristo che dice io sono qui per salvarvi, voi non capite niente, se non arrivavo voi stavate chiaramente nel peccato, io vi devo salvare perché voi non siete capaci di questo, e da qui può servire tutta la gerarchia degli umili servitori nella vigna del Signore. Che poi è un vecchio leitmotiv, no? Cioè un motivo ricorrente di quello che è la Chiesa Cattolica. In realtà molti cristiani, osservando, studiandosi anche altre religioni, oppure anche altri dei che avevano loro, tipo gli eretici, hanno affermato che in tutte quelle che erano le religioni, in fondo c'era un messaggio del loro Dio, c'era qualcosa che poteva portare alla salvezza. No, loro dicono salvezza e liberazione. Esatto. E il primo che dice questo fu, non ricordo neanche più il nome, comunque un tale, un irlandese, un inglese, il quale per sua sfortuna passò per Roma e andò a parlare con Sant'Agostino. Quando Sant'Agostino sentì sta roba, naturalmente gli ha fatto lettere di fuoco e li ha fatti sterminare tutti, li ha fatto ammazzare tutti. E ogni tanto però succede che qualche papa tira fuori questa storia quando vuole far dire alle altre religioni che forse potremmo dialogare perché anche voi avete qualcosa, tira fuori questa cosa, soltanto che non viene messo a rogo. Perché? Perché in realtà l'uso che ne sta facendo non è un uso reale, cioè non dice anche nei buddisti c'è qualcosa di verità, ma è un uso per fregare i buddisti, sì, cioè per costringere i buddisti a piegarsi a quello che è la religione cattolica. In realtà anche Wojtyla ha detto esattamente le stesse cose, e con queste cose avrebbe dovuto essere messo a rogo. Perché? Perché è un'eresia, è una cosa che è condannata dalla Chiesa cattolica, ma siccome gli serve per distruggere le altre fedi religiose, diventa uno strumento di combattimento, diventa uno strumento con cui entrare nelle altre regioni, costringere le altre regioni a piegarsi alla Chiesa Cattolica. Dopodiché, se un cattolico per caso, De Puis per esempio, mi sembra che sia il caso di quello perseguitato da Ratzinger, dice la stessa cosa, va perseguitato immediatamente. Perché? Perché rischia di far entrare nel cattolicesimo le altre religioni. Per esempio, se un cattolico qualunque pensa che il buddismo possa portare qualcosa di buono agli uomini, va cacciato via, va messo a rogo. Mentre invece Wojtyla oppure Ratzinger si possono permettere di dialogare compitamente col Dalai Lama. Sì, no, ma cioè, perché è una questione di guerra e basta. Sì, no, ma voglio dare la dimostrazione, cioè la loro ricerca della sottomissione. E voglio leggervi due dichiarazioni di Ratzinger. Ratzinger scrive nel 1997, parlando del buddismo, dice: se il buddismo seduce è perché appare come una possibilità di raggiungere l'infinito e la felicità senza avere obblighi religiosi concreti, un autoerotismo spirituale in qualche modo. Cioè, questa è l'affermazione fatta nel 97 da Ratzinger. Benissimo, i buddisti subito si sottomettono, accettano, e un mese dopo dice, sempre Ratzinger, non ero stato capito bene. Quel giudizio non vale certo per il buddismo come grande fenomeno della storia della religiosa, con grandi intuizioni e una visione molto ricca che ha educato tanta gente. Piuttosto parlavo del suo uso consumistico di certo mercato che falsifica le grandi religioni adattandole al gusto del momento e alle mode del mondo moderno occidentale. Non sono passati anni. È passato un mese. Si chiama da guerra. Marzo. Cioè, obbedisce tutte le leggi della guerra. Chiaramente nessuno si spara, nessuno butta bombe in questo ambito almeno. Però obbedisce a tutte le leggi della guerra. Bisogna destabilizzare psicologicamente ed emotivamente chi appartiene a religioni diverse e chi pensa in maniera diversa. E i cattolici usano tutte le regole della guerra. Ho un bellissimo libro di Glucksmann, quando Glucksmann aveva ancora la testa a posto circa 30 anni fa.
in cui definisce in maniera compiuta quelle che sono le leggi fondamentali della guerra, e vi assicuro che le applicano tutte. Sì, no, ma vedete, una cosa che dà da pensare è perché si deve attaccare a un fenomeno religioso che dice che offre la possibilità di raggiungere l'infinito e la felicità senza avere obblighi religiosi concreti. Cioè, dove sta il male, la perversione di questa religione? Questo, no? Cioè, significa, se io dico non ci può esistere libertà, non può esistere persona che possa raggiungerlo, tutti quanti devono avere un obbligo religioso concreto. Ma qual è l'obbligo religioso concreto per un monoteista? È la sottomissione e l'accettazione critica. Se esiste un obbligo nel paganesimo, è quello della libertà individuale. Sì. Sì. L'obbligo è quello di non avere obblighi, in realtà, sì, nel paganesimo. Dare del negativo al fatto che una forma religiosa senza avere obblighi religiosi concreti. Ma io come pagano non ho mai pensato al paganesimo come obblighi religiosi concreti. Io ti ricordi qualche anno fa, Francesco, quando i criminali delle antisette cattolici ci stavano tampinando, no? Allora, cercavano di capire, perché per loro era impossibile, non riuscivano a capire cosa noi proponevamo. Volevamo soldi, volevamo sesso, volevamo potere, volevamo dominio, ma cosa cercavamo noi? E si sono sbattuti i denti. Perché? Perché un cristiano non capisce che il senso della libertà e il senso della giustizia sono le cose che devono regolare le nostre azioni, sono il nostro atteggiamento, il nostro modo di vivere nella società civile. E questo volevamo. Però per un cristiano è impossibile, non può capirlo. Sì, sì, ma poi tra l'altro c'è la cosa divertente che definiscono proprio il termine, che qualche religione agisca in questa maniera come una forma di autoerotismo spirituale, come la forma di autoerotismo fosse un qualcosa di negativo, cioè nel senso, d'altronde i monoteisti hanno sempre la proposizione ben concreta della pedofilia in tutte quante le sue manifestazioni, e il fatto che qualcuno, se un qualche prete applicasse qualche forma di autoritarismo spirituale, certo farebbe meno danni e meno impegni, e di conseguenza questo sarebbe più significativo e più importante. Sì. Bene. Ecco, di conseguenza proprio io invito i sacerdoti a usare le forme di autoritarismo spirituale, probabilmente tutta la comunità ne trarrebbe un giovamento e un beneficio, e proprio perché toglierebbe quelle tensioni, quelle follie, ma pubblicare e sostenere o fare o agire con l'autoritarismo spirituale significherebbe non essere più cristiani, non avere più da seguire l'immagine criminale di Gesù Cristo, perché ricordiamo sempre che tutte queste discussioni che noi non facciamo non è la follia di Ratzinger o di Giovanni Paolo II della Chiesa, è la follia criminale di Gesù Cristo, per allora, essere chiari. Adesso gli anticipo un po' a Francesco il discorso che sto facendo sulla manipolazione mentale. In realtà mi è arrivata appunto questa email, no? Che citava il Deuteronomio 6:9. Allora, sinceramente, io me lo sono letto un paio di volte la Bibbia tutta insieme e mi sono segnato un po' di passi. Poi, siccome non si afferrano tutti quanti, ogni tanto mi riguardo oppure mi riprendo, mi sottolineo dei passi. Beh, l'orrore cristiano va identificato nelle cose, non basta dire che c'è l'orrore. Se non si identifica sia l'origine sia i meccanismi psicoemozionali da cui questo proviene. Bene, questa email mi parlava appunto di questo Deuteronomio 6:9. E in questo Deuteronomio parlava del termine inculcare, cioè la necessità di inculcare i 10 comandamenti ai bambini con una vera e propria strategia di insieme. E io non l'ho trovato questo inculcare, perché effettivamente se avessi trovato prima me ne sarei accorto. In realtà questo inculcare non c'è sulla Bibbia tradotta dalla CEI, c'è sulla Bibbia di Diodati. E questo mi ha molto... infatti quel pezzo era preso dagli evangelici. Allora proviamo a leggersi il termine inculcare, cioè praticamente fare i lavaggi del cervello, manomettere mentalmente i bambini come i cattolici usano i termini, perché è importante. Leggo il Deuteronomio 6:9... E questi comandamenti che oggi ti dono rimangano ben impressi nel tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. E questi ben impressi nel tuo cuore. Insegnali ai tuoi figli, parlane loro
e quando te ne starai in casa tua, e quando camminerai per via, e quando ti corichi, e quando ti alzerai, legali come segnali alla tua mano e ti siano come frontali fra i tuoi occhi. Scrivigli sugli stipiti della tua casa e sopra le tue porte. Ebbene, il termine inculcare viene tradotto qui che rimangano ben impressi nel tuo cuore e insegnali ai tuoi figli. Ed è un inculcare vero e proprio, cioè un vero e proprio lavaggio del cervello, perché devi sempre parlare, devi parlare solo che di quello. Quella deve essere l'unica cosa che devi trasmettere ai tuoi figli. Non esiste il mondo, non esiste le condizioni della vita, non esistono le regole sociali, non esiste il tuo essere persona. Quello è tutto ciò di cui tu devi parlare. È micidiale. Se non sbaglio, lo disse anche nell'84 Ranziger, dando l'insegnamento agli insegnanti cattolici sul come affrontare certe tematiche e su come citare certi autori che non rientravano nella visione cattolica. Facciamo presto, visto che tutti i CD della Repubblica anche di quegli anni mi sembra che cominciano dall'83 o dall'84 ho l'articolo, comunque lo recupererò. Tutti gli articoli, anche perché sto Ratzinger, torno a ripetere, credo che sia il primo Papa cristiano a cui gli stessi cattolici tireranno le pietre in faccia. Perché mentre Wojtyla, bene o male, era uno sconosciuto, cioè nel senso che era un giovane cardinale, veniva dalla Polonia. Io ho una visione contraria. Siccome loro hanno bisogno, sai, bastone di signore, qualcuno che finalmente li bastona anche concretamente, oltre che solo verbalmente, faranno festa per questo. Wojtyla praticamente era uno sconosciuto allora come cardinale e come funzioni anche, perché era giovane, tutto sommato. D'estato, del suo protettore, si sapeva tutto, sapeva che porco era, e anche di alcuni suoi amichetti, tipo sto Marcel per esempio, mentre invece di Wojtyla non si sapeva quasi niente ed è stato scoperto un po' alla volta, cioè la sua funzione di distruzione dell'umanità, di sciacallaggio di quello che era la vita degli uomini è stata scoperta un po' alla volta. Questo invece si sa già tutto, cioè è stato per 20 anni a capo della congregazione per la fede, è stato a capo degli inquisitori, ha fatto un sacco di dichiarazioni, si è comprato le elezioni a Papa ricattando praticamente tutti quanti i cardinali con la loro attività di pederasti, e la cosa è abbastanza particolare, insomma, cioè, penso che nella storia non sia mai avvenuto. In realtà c'era una specie di detto che diceva chi entra Papa in conclave ne esce cardinale, cioè nel senso che raramente si è eletto chi era annunciato come Papa. E il fatto che sia avvenuto questa volta con questo personaggio e con queste modalità fa comprendere come in realtà questo personaggio avesse in mano il ricatto di tutti i cardinali, insomma, belli e buoni, tipo Scola qua a Venezia, tipo Martini, tipo... in pratica li aveva tutti in mano ed erano tutti ricattabili, e se li è fatti tutti quanti, per cui tenete ben presente con chi avete a che fare in futuro. Vuoi che diamo via le telefonate, visto che abbiamo certo, ancora un quarto d'ora? 049 700 700 e 049 700 838. Se appunto c'è qualche ascoltatore che vuole intervenire sulle tematiche, sa che sì? I telefoni sono Ciao, sono Franco di Lonigo. Ciao, niente, io volevo dire due chicche, no? Siccome, beh, intanto che sono nelle parti di Vicenza e c'è una cosa assurda che c'è il vostro parlare e viene coperto dalla radio Coreb, la radio Colbe sì. Di Chiene. Sì, lo so, gente, tutte le litanie, è una cosa viene fuori sì, da tiene in poi, lo sappiamo. C'è questa radio Colbe che è veramente fastidiosa. Poi volevo dire una cosa, siccome ho una parente a Roma e mi aveva detto in particolare del discorso di Tor Vergata, di quel grande raduno del Papa Wojtyla, di Papa Boyce, praticamente mia zia era curiosa, non ha potuto andare il giorno stesso che c'erano i Papa Boyce, è andato a fare un giro il giorno dopo, quando erano già andati via. Ha detto che ha trovato, a parte la sporcizia che c'era, che hanno lasciato un letamaio assurdo, hanno trovato non so quanti profilattici. Mm-hmm. Cioè, questi Papa Boyce che andavano là a dire viva il Papa, viva il Papa,
il Papa predicava la castità e questi qua non hanno fatto altro che fare orge o comunque scopare come ricci, perché c'era una incredibile quantità di profilatici usati per terra. Quindi dico solo una cosa: coerenza, coerenza e coerenza, e vi ascolto per radio, grazie. Ciao. Ciao. Ma sai, il problema è dei genitori, perché se i genitori non lasciano i figli andare in giro, sfruttano anche il Papa pur di muoversi, di essere liberi. Pronto? Questo è il problema di educazione dei genitori. Ciao Ivano. Ciao. Bene, bene, bene. Viva il New Paper, il Pope. come hai voluto fare? Così è. Sta dentro? Dimmi. Niente. Mi sa che parlo dei libri e non ho visto niente, perché è attivo su un mese e mezzo che non vedo niente, non so niente. E ora niente, Francesco, sì. Ti aspettavi quello di Ilman, no? Che ti mancava. Lo aspettavi tu oppure. Che libro era, Francesco? Di Ilman e la Boer, la cucina del Sor Freud. Le arriva in. Libreria, se passo. Se ti interessa, grazie. Grazie della notizia. L'ultima, un'altra roba. Dopo, dunque, un prete, no? Se ogni tanto passa, e dogma, relativismo, se anche un dogma, anche relativismo. Ah, sì? Bella questa. Relativismo, ma io ho detto, ma se relativismo non può essere un dogma, è relativo, è dogma, se è il contrario, no? L'assoluto è relativo, se è il contrario, no, ho detto, perché sì, se è relativo, se andiamo avanti sempre con relativo, e diventa un dogma anche relativo. Fin là gli arriva, cioè loro, se gli assoluti, da scontrarsi con gli assoluti, loro è così, Francesco, sa che sei un prete qua, che ogni tanto dentro l'improvvisata è troppo, meno non capisco. Ognuno ha le sue, purtroppo. Purtroppo, 250 libri sono al tavolo, quanti libri io ero. Ma tu dovresti avere un interlocutore, un contraddittorio, come dire, no? No, solo leggere. Così potresti fare come un confronto, fare, no? Certo, guarda gli altri qua, siamo qua che cerchiamo i confronti. Non parlo sempre di dialettica, non ho bisogno di confronti, mi idea è questa, cioè non ho veramente bisogno, come si ha e parlare anche Nietzsche, Nietzsche è il più bel libro, l'Anticristo, no? È tutto così, insomma, c'è curiosa qua, curiosità, ti piace la dare così. Anche Jung che si è detto, guarda qua, dire, se potessi insegnarmi, hai detto un po' di psicologia, vero? Questa qua è una monada che vuoi, non mi riesco. Va bene, dai, un'altra volta si arriva la porta qua. No, perché quando mi arriva improvvisata, sente, detesto improvvisate, mi preferisco che mi chiami prima, al limite, no, ora se ha capito, non lo so, insomma. Va bene, tutto qua. Bravo, dai. Non ho niente da dire. Cioè, a proposito, Malinowski, l'antropologo, che è abbastanza valido come. Sì, beh, è interessante perché dà parecchie notiziole così. Come tutti quanti gli antropologi danno delle informazioni, poi hanno una visione loro. Però. Cioè, io gli do una valutazione positiva, poi dipende sempre anche dagli interessi, dall'orientamento culturale delle persone, però l'antropologia dà sempre grandi elementi, anche se fosse antropologia, diciamo, fatta da persone secondarie, l'importante è capire il distinguere tra l'opinione e il fatto riportato. Si trova Briandesi, che è un doppio volume della Boringhieri, appunto, che parla delle leggi della repressione sessuale, appunto, è stato un grande tema questo, sarà per il futuro, sì. Purtroppo esatto, che parla appunto del suo popolo, vedo bei volumi del Boringhieri, però costa a cazzo, il Boringhieri costa un sacco di soldi, sì. A Boringhieri è cara. La Dedalo, uscito di Merlo, non so se conoscete, è un ungherese, parla appunto dell'evoluzione, questo qua
lavora insieme a Kubin, quello Kubin, Rubik, quello del cubo. Quello del cubo, esatto. Ma parla delle appunto dell'intuizione, dell'intuito, anche questo qua, insomma. E anche questa è un'altra scoperta negli ultimi anni, eh? Si è scoperto che l'intuizione è un dato reale, esatto. Non è soltanto un dato effimero. Esatto. Parla della logica, dell'illogicità, queste cose, capisci? Intuizione, della razionalità, dell'irrazionalità, capisci? Insomma, proviamo a vedere. Se trovi sempre qualcosa. Giro a quattro mandate, vedremo. Vabbè, Ivano. No, perché mi ha preso la sorpresa. Ho capito che No, possiamo cercare di pervertirlo, dai. Possiamo cercare di pervertirlo il prete, dai. Hai quando che ho detto che non niente, è la seconda volta che hai detto che Cristo non prove che esiste. Non ho detto che esiste. E chi sono le prove? Non le prove che tu hai quattro Vangeli, ho detto che parla. 600 anni dopo che parla, ho detto che San Paolo, San Piero, i sei evangelisti che parlano. No, e poi ho detto non ha mai scritto niente. Sì, ha scritto qualcosa per terra, sua sabbia, ha scritto. Molto furbo. Vabbè, va. No, che è la seconda volta, se vuoi capire, la 1930 non esiste, non vedete i problemi. Ma guarda che ognuno di noi per un certo periodo è sempre stato nel mirino per vedere se in qualche modo ti possono condizionare, ti possono. Guarda, è normale. Per loro è. Ma sempre, mi speravo che non venisse più, era 8-9 mesi che non però niente, mi capitava la sorpresa che era un po' caldo, no? Tieni presente che questa trasmissione ha i massimi di ascolto perché oltretutto riporta sui i livelli di ascolto delle parrocchie. Tutte le parrocchie si mettono in collegamento con questa trasmissione. Per cui noi abbiamo il massimo livello di ascolto. Spero che adesso senti io, come è poco detto a questo papa qua, ho detto che non piace mia mai perché. E porta avanti un po' di inquisizione, sento odore di inquisizione, uno che legge tanto, uno che ha tanti libri, un po' paura, vedo che a volte non viene a bruciare, tipo Fahrenheit, vedo ancora per casa, ma succedeva, vedo 150 anni fa, poi succedeva. L'ultimo libro bruciato in Italia del 1957. Ecco, va conto. Secondo me sono passati secoli. C'era già questa Costituzione. E dopo che c'è gente in galera, Hammer, per esempio, in galera, insomma, penso no. Sì. Poi sono scritti, non stiamo tanto illudersi. Reich stesso è morto in galera. È morto in galera non per delitti, ma perché ha detto che i suoi scritti e i suoi lavori potevano essere giudicati soltanto da scienziati. Esatto. E gli hanno dato 2 anni di galera, ma per questo motivo, non perché abbia fatto qualcosa. È morto, guarda caso, di cuore. Praticamente facevano esperimenti di medicine su di lui. Sì, con tutti i libri di Reich. Se tu pensi, tanto per dire che un tipo con offensivo come Reinesci, quello degli arancioni, è stato dichiarato persona non gradita in Grecia, non perché fosse un criminale, ma solo perché le idee non collimavano con quelle della Chiesa, insomma. L'inquisizione è sottile, è sotterranea, ma c'è. Sì, sì, ma anche adesso. Comunque al congresso di Anversa parleremo anche di questo, vedremo di trovare delle soluzioni o comunque delle contromisure. Mi spero solo che sto qua sente che sta radio. Sì, ma guarda che. E che capisce. Ma guarda che quello che facciamo in questa radio, se fosse una delle robe più studiate che fanno, sì. Non ti preoccupare, hanno bisogno di queste trasmissioni per riuscire a capire come va il mondo. Mi spero che adesso senti io, che almeno. Sì, non c'è problemi. Benché mi udisi in faccia, non mi ha tante. Non c'è problemi, non c'è problemi. Senza queste trasmissioni non saprebbero come va il mondo. Esatto. Ciao. Sì, ma in effetti è vero, cioè, questa piccola grande radio in realtà sta facendo un lavoro enorme perché sta mettendo anche in etere quelle che sono molte delle tensioni sociali che si sviluppano in questo momento, perché anche se voi ascoltate le altre trasmissioni sono sempre sintomi di quello che è la società, di quello che è il pensiero della società, per cui in realtà questa radio sta facendo un grande lavoro. Ultima, Francesco. Ultima, perché. Pronto, ultimissima, veloce. Sì, pronto. Ciao Marco. A tutti dopo. Ciao. Sei l'ultimo. Solo una riflessione, no? Sì. Perché mi ha colpito sto fatto che sto Papa che dice, no, che la sola religione cristiana cattolica è quella vera, no? Cioè, diffondere
a spada tratta, diciamo, un concetto così. Ma la vale che tutti i papi l'hanno sempre detto. Sì, eh? Sì, l'hanno sempre detto. Se lo dice il Papa, che scusa. Però anche dentro la Chiesa, che c'era, diciamo, attraverso anche il Concilio, così l'esigenza di trovare, no, un po'. Ma diciamo, assolutamente. Ma no, no, trovami, trovami un documento del Concilio che dica questo. Aspetta, lascia le illusioni, dai. Vai avanti, Marco, vabbè, dai. No, tu dammi il documento del Concilio, Marco, dai. Ma temo che sia anche una finta propaganda, dai. Dai, che la Chiesa ha bisogno di mettersi in relazione con. No, ma volevo dire, quando che ti insegna un tuo fedele, no, lui è il pastore, ma di siamo le pecore, quando che la pecora ti indottrini così, il problema dopo, secondo me, si crea, non è dell'altro, che se di un'altra religione o di un'altra idea, che essendo che solo che la tua sei vera, quell'altro si è visto assolutamente come una persona nell'errore, no? Basta solo che il pratica una religione diversa da tua e ti consideri l'altro. Il problema, se, secondo me, è proprio quello che vi indottrina in questo modo, quindi del cattolico, neanche del Papa, perché il Papa ti dice una roba, te la mette a, e il peso te lo porti ti dopo, perché in realtà il cattolico dopo come si comporti con l'altro che non siede a suo regio? Punto di domanda. E questo è sempre sta, secondo me, da 2000 anni, e il problema è la palla al piede che ha tutte le regioni, perché dopo alla fine tutte fa lo stesso discorso e tutte crea, diciamo, no, perché il problema è proprio questo, secondo me. Quando il Papa dice una cosa giusta, in realtà non ti risolve un problema, il teo no, crea, il teo complica. Non esiste, perché... Marco, Marco. Sì? Diceva, quando un Papa... Non ti sento più, non ti sento più, Francesco. Quando diceva appunto... Guarda che ti si fura il microfono. Mi senti? No, no, dai, il microfono, no, vai. Mi senti? Mm. Adesso mi senti? Sì, adesso sì. Nietzsche, ricordo qualcosa diceva Nietzsche, quando un Papa, un Papa, un teologo aprono bocca, non solo sbagliano, ma mentono. Perciò... Sì, ma... Nietzsche era più avanti, un tocco del 90, se come no, che no, dice Franco che se Einstein e che sono me, insomma, no? Ecco, ma mi ti dico, onestamente, quando che questi crede, insomma, a un certo punto di tirare in su in pie sta Chiesa che secondo loro ormai è andata veramente a Dio distruggersi, no? Perché gli ha detto che il problema enorme è che bisogna assolutamente recuperare il ruolo fondamentale e la verità che c'è dentro. E ora dico, quando che lui riparte solo da questo concetto qua, questa religione unica e unica e sola unica essere vera, tutte le altre se sbagliai, credo che vorrei sapere come che si comporta dopo il cristiano credente nei confronti degli altri, perché lei è un problema. Perché cosa sei che te fai? Considerito, i tollerito, i considerito nell'errore. Per me i problemi dei cristiani sono roba dei cristiani. Come? I problemi dei cristiani sono cose di cristiani, capito? Ma te sai che sei un miliardo e qualcosa di cristiani? No, ma non è vero, sai. Basta, basta un Zapatero e subito crollano il numero. Ma gli farà pagare, te vedrai. Sì. Gli farà pagare. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Niente, io non prendo più le telefonate, chiudo qui la trasmissione Magia Straordinaria Paganesimo. Vi ricordo che sabato 14 maggio qui in sala dibattiti di Radio Gamma 5 terrò il dibattito sullo scetticismo all'interno del Crogiolo dello Stragone. Poi il giorno 18 giugno pomeriggio naturalmente ci troviamo, prima le persone arrivano meglio è, così mi danno una mano a preparare, terremo il rito del solstizio d'estate. Poi naturalmente ricordo che i primi giorni di giugno c'è il congresso mondiale delle regioni etniche ad Anversa e c'è il referendum sulla fecondazione assistita. Il 12-13 giugno. Il 12-13 giugno, per cui un altro appuntamento. E infine vi ricordo l'8 per 1000 firmate per lo Stato. Francesco, hai dimenticato qualcosa? No, tutto sufficiente, dai. Bene, questa sera parlerò del relativismo, visto che non ne abbiamo parlato nella prima e c'è anche tutto un discorso abbastanza complesso. Vi leggerò alcuni articoli che sono apparsi su Repubblica che secondo me vale la pena anche di pensarli un attimino, insomma. E le dichiarazioni che ha fatto Ratzinger prima di entrare in conclave e cosa significano quelle azioni. Bene, io vi do appuntamento ciao per questa sera alle ore 19. Ciao a tutti e a risentirci. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti e Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Ciao, ciao a tutti e a risentirci.